È morto Mercogliano Antonio Sibilia, storico patron dell'Avellino Calcio, di cui è stato dirigente per circa mezzo secolo. Malato da mesi, il commendatore di Mercogliano avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 4 novembre. Gran scopritore di talenti, a lui devono le loro fortune Nando De Napoli, Beniamino Vignola, Stefano Tacconi e Luciano Favaro. E soprattutto Juari, il brasiliano che festeggiava i gol ballando la samba attorno alla bandierina del calcio d'angolo. Il nome di Sibilia, dirigente sin dagli anni 50, è legato all'avventura dell'Avellino per 10 anni consecutivi in Serie A tra il 1978 e il 1988, traguardo mai più raggiunto dalla compagine biancoverde. Dopo un periodo in cui si era allontanato dal calcio, negli anni 90 Sibilia era ritornato alla guida della società irpina, riportando la squadra in Serie B prima di lasciare definitivamente alla fine della stagione 99-2000. Sibilia era un personaggio unico nel suo genere che aveva fatto avvicinare l'Italia intera ad una realtà di provincia come quella di Avellino, grazie ai suoi modi un po' strambi. Padronale, rissoso, irruento, gli strafalcioni del commendatore davanti ai microfoni dei giornalisti sono assolutamente da ricordare. Celebre per il suo temperamento acceso e sanguigno, come quando in diretta mandò a quel paese il suo ultimo allenatore Papadopoulo. Ma guarda mai, guarda, se tu avessi in testa di andare Io ha via, detto ma non lo vai mando via, mai che via. cazzo vuoi da me? No, non si lei sa... deve Ah. sistemare prima le cose con me. Ma che da sistemare con E te? domani vengo in società. Ma quale società? Io direi Io ti di... dicevo proprio domani. Se lui ci tiene, proprio a chiarire, lo chiaresse una volta per E sempre. domani vengo da lei in Ma io presenza. rimango, ti dicevo, perché se lo vuoi dire lo deve dire qua, alla presenza Mi nostra. riceverà il giorno dopo. Domani non venire perché non ti ricevo. Messaggi di cordoglio all'indirizzo della famiglia Sibilia e del figlio, il senatore di Forza Italia Cosimo Sibilia, sono arrivati da ogni parte del mondo dello sport, della politica e dell'imprenditoria locale e nazionale, a testimonianza ulteriore del ricordo che il commendatore di Mercogliano ha lasciato nelle memorie di quanti lo hanno vissuto. C'è un calcio di ragionieri, di commercialisti, quello di Antonio Sibilia, a cui va la mia eterna gratitudine, quello di Rozzi, quello di Massimino, era il calcio dei presidenti appassionati, non prenditori che hanno dato al calcio, datori di passione e attaccati al proprio territorio, al campanilismo della propria città. Questo calcio non ritornerà più e quando se ne vanno pezzi di questo calcio e pezzi importanti come Don Antonio e dobbiamo essere veramente tristi perché il momento non è bello. È un secondo padre perché mi ha trattato come un figlio e io sono felicissimo, non c'erano posti in aereo, sono riuscito a partire grazie alle amicizie e sono arrivato in tempo per salutare, ma più che per salutare, per ringraziare perché glielo dovevo. Beh, la Lega è qui a testimoniare proprio il riconoscimento di un percorso imprenditoriale e sono d'accordo con le parole del sindaco di Mercogliano, sociale, che è ancora più importante perché noi spesso riconduciamo ad aspetti banali ed effimeri anche il nostro ruolo. Noi facciamo calcio, in alcuni casi ci occupiamo anche di aspetti finanziari, ma quello che più conta nella nostra funzione e missione è proprio la funzione sociale e penso che il presidente Sibilia sia stato uno degli interpreti più importanti di un periodo che io ho conosciuto da presidente di Lega quando facevo il tifoso e quindi lo ricordo per quelle che erano le cronache, per quelle che erano momenti di calcio anche diversi da quelli attuali, ai quali noi guardiamo comunque non con nostalgia perché vogliamo ricrearli, vogliamo riprodurli anche in un'ottica di prospettiva futura, perché tradizione e futuro possono anche andare insieme. Quindi questa testimonianza di oggi, almeno da parte mia e penso anche del presidente Taccone, proprio per ricostruire, prendendo spunto da questa esperienza, un modo di fare calcio, di stare in mezzo alla gente che era una volta e che può ancora tornare. No, non ce la faccio perché nel percorso
percorso che faccio nelle varie città, sabato è prevista un altro viaggio e per questo anche sono venuto oggi, perché non potendo sabato, almeno un saluto anche ai parenti e al commendatore, volevo farlo di persona. Ha rappresentato tantissimo nella nostra provincia, ma non soltanto, anche nel mondo del calcio. Tutti lo ricordano ancora oggi, quando andiamo in giro tutti ricordano il grande presidente che abbiamo avuto negli anni d'oro, e quindi noi speriamo di ripercorrere queste tappe e cerchiamo di portare l'Avellino nei ranghi in cui lo abbiamo lasciato un po' di anni fa e che compete sicuramente a questa provincia. Saremo vicini, siamo stati vicini alla famiglia, saremo vicini al commendatore, sperando che il commendatore dall'alto ci possa dare la sua benedizione, ci possa dare quella forza che ha sempre avuto nella sua vita, sia imprenditoriale, sia di sportivo, sia come uomo eccezionale. Al commendatore era conosciuto un po' dappertutto, era conosciuto la sua spontaneità, la sua sincerità, la sua schiettezza, che qualche volta, voglio dire, era vista bene da qualcuno ed era vista male da altri, ma io ritengo che quando uno dice la verità e dice sempre quello che pensa, credo che debba essere rispettato in tutte le sue forme, sia dialettali, sia comportamentali, sia di uomo sportivo, che tanto ha dato a questa provincia, al calcio italiano. Presidente Foglia, l'Irpinia oggi si ferma per ricordare la figura del commendatore Antonio Sibilia. È giusto che si fermi, perché Antonio Sibilia ha rappresentato non solo nel mondo del calcio, io lo vorrei dire a queste emittenti, perché non so, i media parlano di tanto il presidente Sibilia, perché con lui l'Avellino Calcio insomma ha raggiunto traguardi che oggi insomma speriamo che ci siano anche nel futuro, ma che sicuramente sono ricordate, ma anche per la figura imprenditoriale che è stata, per l'educatore, per padre, e quindi è giusto che l'Irpinia si fermi e rifletta su questa persona che molte volte anche contrastato dai media, a mio parere con eccessi ingiustificati e ingiustificabili, ma che comunque ha segnato una pietra miliare nella storia della nostra provincia, non solo dal dopo terremoto, ma io credo dagli anni 70 in poi. Sicuramente unica dal punto di vista umano, nei rapporti, si parla dei rapporti con i calciatori, ma io potrei dire dai rapporti con i suoi dipendenti, dalla cordialità con cui insomma si intratteneva con la sua gente. Ma penso che è scomparso un pezzo di storia nel calcio, una persona che ha dato tantissimo, penso che ha dato tantissimo sia nel calcio che a tutta la comunità di Avellino. È stato un grande dispiacere, purtroppo la vita mi auguro, ecco, che non abbia sofferto, perché io ho avuto modo di vederlo qualche annetto fa ed era ancora bello lucido, ancora bello combattivo. Ma tantissime, penso che è una persona che trasmetteva grandissima umiltà, grandissima voglia di lavorare, come poi è stata nella vita, ecco, in effetti. E quindi i calciatori che hanno avuto modo di poterci stare accanto, ecco, di averlo come presidente, penso che è un'esperienza indimenticabile. Ma io ce n'ho tantissimi legati al commendatore. Il fatto, ecco, che era molto schietto nell'affrontare le situazioni e nel dire anche l'esame delle partite che faceva personale. Ecco. Direttore, allora, un ricordo del commendatore Antonio Sibilia, un personaggio che per l'Irpinia ha rappresentato molto. Ma io rischio di cadere nella retorica. Don Antonio, per quelli della mia generazione, rappresenta il calcio, è il calcio, è l'Avellino innanzitutto, un uomo che ha dato tanto a questo sport, ha dato tanto per farlo crescere
e soprattutto poi voglio ricordare a tutti che il suo amore smisurato per questo sport ha fatto sì che comunque creasse delle attrezzature sportive, soprattutto con i due campi, uno adesso in disuso ma un altro che poi ha riportato nuovamente ai fasti di un tempo, mi riferisco al campo Erpigna, ma questo perché era un uomo che aveva comunque non solo grande competenza a livello calcistico ma anche delle idee innovative nonostante i tempi che furono, i tempi che attraversavamo. Per me è stata una guida morale. Ho avuto la grande sfortuna di aver lavorato troppo poco con Don Antonio, perché per i noti fatti Don Antonio dovette lasciare l'Avellino, ma non con questo, poi dopo non ci siamo continuati a frequentare, perché comunque ho approfittato della sua grande esperienza ed è sempre stato prodigo di consigli con me, e di questo non, personalmente ne ho fatto tesoro di anche tante arrabbiature nei miei riguardi. Io ero un ragazzino, avevo 15 anni, 16 anni, 14 anni quando ho cominciato a lavorare nell'Avellino, grazie a Pierpaolo Marino, ma soprattutto grazie al fatto che lui stesso volle credere in me. E nel tempo l'abbiamo ripagato. Insomma, per 10 anni siamo restati in Serie A, Cenerentola fra le big del panorama calcistico. Ma il mio ricordo col commentatore è legato più alla sua attività imprenditoriale. Bastavano poche parole per andare oltre, per il commentatore Sibilia. Sicuramente lascia la persona che lascia questi ricordi positivi, belli, significa che nella sua vita ha operato bene, ha lasciato ai figli, credo, una grandissima eredità, che è quella del rispetto per il lavoro e la capacità di rispettare le persone. Comunità di Mercogliano, comunità Erpina, comunità di Avellino, perde un personaggio molto importante, veramente molto importante. Gianni Porcelli, scompare Antonio Sibilia, una delle figure storiche della provincia di Avellino. Sì, scompare, ma non scompare, nel senso che credo che il ricordo resterà in perituro, perché è un personaggio che ha segnato gli ultimi 40-50 anni della vita sportiva e imprenditoriale di questa provincia, fra l'altro con un carattere, con delle stimmate che sono secondo me irripetibili, perché quel carattere e quelle stimmate hanno fatto di un uomo umile, quando dico umile dico proprio di uno che è nato venendo dal niente, si è fatto nel mondo calcistico, si è fatto nel mondo sociale, si è fatto nel mondo imprenditoriale, arrivando a, credo, a traguardi inimmaginabili. Ha messo in questa sua vita ha messo un trasporto, un cuore, un coraggio che difficilmente sono riscontrabili in altri, e io credo di averne comunque attraversato la carriera perlomeno calcistica negli ultimi 50 anni da un punto di vista professionale. Difficilmente ho visto lo stesso carisma, la stessa grinta, la stessa pervicacia nel voler inseguire traguardi che magari per Avellino potevano sembrare impossibili. L'ho ammessa fra l'altro con un'arguzia, con un'intelligenza, con una capacità, soprattutto anche di colloquiare e di imporsi ad imprenditori e a dirigenti che andavano per la maggiore. Sono famose le sue amicizie, ma amicizie che partivano più dall'altra parte, perché era stimato dappertutto. Quello che ha fatto per l'Avellino credo che sia sulla bocca di tutti. Sibilia ha portato l'Avellino dicono, a picca, e io credo che Sibilia sia stato quello che comunque era alle spalle di tutti, nel senso che al di là di tutto poi altre vicende gli hanno impedito di poter coronare un sogno, quello cioè della Serie A, ma è comunque uno che ha segnato la storia dell'Avellino in modo netto, in modo soprattutto non marginale. Adesso ricordare tutti gli episodi è veramente un'aneddotica che non ha termine, che non ha limiti. Io ne ho vissuto qualcuno anche in prima persona, non dimenticherò mai le diatribe con quella squadra, con i Vignoli, prima ancora che poi fosse proprio
fosse tolto dalla poltrona di massimo dirigente, comunque le vicende con i Vignola, con gli Zucchini, con i Pantani, io non dimenticherò mai, con i Gianmarinaro, per esempio, sono figure mitiche nella fantasia calcistica avellinese, e Gianmarinaro che forse era l'unico che era capace di mitigarne gli ardori, di portarlo anche a ragionare. Ci ho giocato a carte più di una volta e ho imparato che lui non amava perdere, lui voleva a tutti i costi vincere anche a carte, cioè io ho dovuto spesso anche perdere, qualche volta anche volontariamente, perché come facevi a dire no al commentator Sibilia che voleva a tutti i costi vincere? Ma non è che voleva vincere, perché ce l'aveva dentro, lui era un vincente e voleva vincere. Credo che questa non sia nemmeno una sconfitta. Mi hanno spiegato che negli ultimi giorni aveva praticamente rinunciato a vivere, evidentemente anche questa è stata probabilmente una scelta. Giuseppe Saviano, oggi scompare Antonio Sibilia, una figura illustre per tutta la provincia di Avellino. Io credo che non solo per la provincia, ma anche per la Campania a livello nazionale. Lui era l'uomo simpatico del calcio, l'uomo del calcio nel periodo storico della Serie A, quindi se ne va un nostro pezzo di storia. E in questo momento portiamo le nostre condoglianze alla famiglia Sibilia, in particolare al nostro presidente regionale, senatore Cosimo Sibilia. Credo che bisogna studiare appunto questo personaggio per capire come ci si possa muovere in situazioni di difficoltà. Ricordiamo che la provincia di Avellino nel periodo della Serie A era una provincia abbastanza povera, una provincia che non aveva strutture e che con grande difficoltà si è fatta spazio nel panorama nazionale dello sport e in particolare del calcio. Ricordo anche che il commentatore Sibilia è stato medaglia d'oro a merito sportivo del Coro.